Lavori attesi ad Oria da oltre un ventennio. Parliamo della rete acquedotto. Sono in corso i lavori per il completamento della rete lungo Viale Regina Margherita. L'amministrazione comunale, a seguito delle sollecitazioni dei residenti delle zone interessate, ha ripetutamente incontrato i rappresentanti dell'autorità idrica pugliese dell'acquedotto, provvedendo a predisporre la documentazione necessaria con il supporto dell'ufficio tecnico. È stato un lavoro tenace e durato mesi, dichiara Simone Erario, assessore ai lavori pubblici, ma anche grazie agli uffici comunali che hanno permesso la soluzione dell'annoso problema. I residenti, che fino a ieri attingevano l'acqua per uso domestico da pozzi artesiani o cisterne con notevoli disagi, soprattutto durante il periodo estivo, al termine dei lavori potranno finalmente utilizzare l'acqua dell'acquedotto civile. Il completamento delle reti di urbanizzazione significa, fa sapere sempre l'assessore Simone Erario, aver rispettato un impegno non solo con gli abitanti di via San Lorenzo e via Regina Margherita. L'estensione e l'ammodernamento dei servizi pubblici essenziali, indispensabili per il miglioramento della qualità di vita dei cittadini, continueranno ad essere una priorità di questa amministrazione. Già nel 2019 si è provveduto all'estensione delle reti lungo via Manduria e via Vela.